Un serrato botte e risposte è andato in scena ieri mattina in diretta nel corso della trasmissione radiofonica dell'emittente M2O condotto in studio da Selvaggia Lucarelli. Protagonisti l'assessore alla cultura del comune di Gela Francesco Salinitro e la stessa conduttrice. L'oggetto del contendere, la definizione da parte della Lucarelli in una precedente puntata del suo programma di Gela come città non proprio bellissima. Questa affermazione aveva scatenato una reazione da parte di moltissimi utenti dei social network gelesi, che in un moto d'orgoglio hanno anche lanciato sul web un hashtag dedicato alle bellezze paesaggistiche di Gela. Ieri l'intervento in diretta dell'assessore Salinitro. Francesco Salinitro, pronto? È sì, offeso. pronto, buongiorno. 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 Grazie di avermi contattato. Prego. Di nulla. Allora, guardi, riassumo io perché non si è capito. Prego, Selvaggia, fa l'altro pure. Giorno ha detto solo che Gela non è bellissima, ok? Tutto quello che ho detto è questo. Lei ha risposto in un post e anche altri giornali dicendo che ho detto una cosa sciocca, ho detto delle cose stupide, eccetera. Mi dice Allora, per cortesia cosa c'è di sciocco nel sì. dire che Allora, Gela non è di bellissima? sciocco c'è soltanto il fatto che se lei avesse detto che Gela non è una città bellissima, nulla avremmo detto. Invece lei l'ha presa come paradigma di bruttezza, nel senso che una signora che è stata portata a Malta è stata delusa da ciò che ha visto a Malta e lei ha detto forse in realtà non l'hanno portata a Malta ma a Gela. L'hanno Allora, scaricata a Gela, esatto, allora questo è un elemento negativo perché ovviamente se fosse stata portata a Gela avrebbe avuto ragione a lamentarsi. Allora, siccome noi stiamo facendo degli sforzi enormi per far conoscere la città diversamente dal luogo comune di come è stata conosciuta negli anni del petrolchimico che ora ha chiuso, questa cosa danneggia il gran lavoro che stiamo facendo per riprendere le fila di ciò che Gela era prima del petrolchimico, quando il turismo era uno dei punti di forza dell'economia gelese. Ma questo punto di forza è dato da che cosa? Dal fatto che ha delle spiagge bellissime, meravigliose, ha dei reperti archeologici straordinari, altri se ne trovano in continuazione, Cioè, se io dico attirano che Gela non è straordinari. bellissima, lei non trova che sarebbe invece pubblicità ingannevole dire che Gela è bellissima? Io non ho detto che Gela è bellissima, io ho detto che Gela non E è io ho detto che Gela bruttissima. non è bellissima. E io No, non ho detto che ascolti, Gela è ma nel momento in bruttissima. cui lei la Io ho mette a detto Gela confronto, non è ma nel bellissima momento in e cui lei la usa come ribadisco. esempio di negatività, Vabbè, un non è esempio è un no, ma è esempio, è un così, esempio è un perché esempio, poteva dire Civitavecchia, ho capito, ho detto Gela, oggi tocca Gela, allora domani avrebbe tocca fatto bene a dire Civitavecchia. Civitavecchia e non Perché dire devo dire Gela, per Civitavecchia? Mi esempio. scusi, mi è uscito Gela e ho detto Gela, ce ne sono Va tante di bene, allora città io ho voluto brutte. rimarcare che questo esempio di negatività non corrisponde a verità. Lei vede No, Gela, io l'accompagno, io io invece le dedico. ribadisco che Gela non è bellissima, Ma come corrisponde a tante verità altre la mia città del mondo non sono affermazione. bellissime? E vabbè, ho Allora. capito.